Siamo di nuovo in diretta qui con la Tana. Vi abbiamo fatto sentire insomma un po' di ottima musica con i REM e con gli Oasis prima di loro. Ci sono problemi? No, ci si sente? Perfetto. Allora, siamo ancora con Max qui e vorrei un attimo sforare nel mondiale, perché appunto da due giorni si è conclusa la più importante competizione per nazioni, e ha avuto la meglio la Germania, come molti pensavano e molti si aspettavano, e sinceramente anche il sottoscritto, anche se nel mio pronostico personale nella Club de Football avevo dato una vittoria ai rigori per l'Argentina, però c'è da dire che le sorti della finale si sono decise a pochissimi minuti dalla fine dei supplementari, quindi comunque stavamo per andare in quell'esito, ma nei 90 minuti, nei 120 minuti l'Argentina ha dimostrato poca precisione sotto porta, e soprattutto quello di cui voglio parlare con te, un Messi più in difficoltà di quello che tutti si aspettavano. Tu come l'hai visto e a che puoi dare questa risposta? Sì, io dico questo, che vabbè, ho sperato che vincesse l'Argentina per tanti motivi, per Messi, perché scusa che ti interrompo, sì. È verificata la notizia che ci è arrivata da Federico Sozio, sì, che ringraziamo infinitamente per la sua notizia, ovvero Antonio Conte si è dimesso da allenatore della Juventus, lo pubblica anche proprio in questo momento forzaroma.info. Antonio Conte non è più l'allenatore della Juve, la società ha ufficializzato la separazione dopo 3 anni ricchi di successi. Secondo quanto appunto ci anticipava il nostro Federico, la decisione è dovuta a intanto pare un accordo già con la nazionale, e poi divergenze fortissime per quanto riguarda il calciomercato. C'è da dire che la Juventus fino adesso, tranne un quasi acquisto di Turbe, non ha fatto molto, e soprattutto sembra stia per cedere al Manchester United il cileno Arturo Vidal. Prendo spunto alle 20.07, appunto, alla base dell'introduzione del rapporto, secondo l'ADN Kronos ci sarebbero divergenze appunto sul mercato, e poi però questa è una è un qualcosa che ci aggiunge il nostro Federico Sozio, un accordo pare addirittura d'arrivo con la nazionale. Max, come accogli questa notizia? Che la nazionale italiana cade dalla padella alla brace. Sono d'accordo. Cioè, diventa sempre più antipatica, diventerà sempre più volgare, diventerà sempre più odiosa. Vabbè, questo, quello che voi italiani volete ve lo prendete, insomma. Noi italiani? Io non so, sono un romano barcellonista, quindi. Guarda, io sinceramente devo dire che questa notizia mi getta nel terrore, nello sconforto, perché scusa, te la faccio io la domanda. Dicami. Che cosa avrà chiesto in cambio Agnelli per lasciare libero Antonio Conte alla federazione?
Ma mi poni questa domanda, ecco, io credo che in cambio di cose ne abbia già avute tante. Per esempio la Juventus ha lasciato perdere la richiesta di risarcimento da oltre 400 milioni di euro dopo lo scandalo Calciopoli, richiesta di risarcimento mossa proprio contro la federazione. Io credo che in cambio abbia avuto più di qualche cosa e mi venissero a dire il contrario. Adesso anche questo, comunque vediamo, perché ancora c'è la concorrenza di Allegri e Mancini per quanto riguarda. Tra l'altro il Consiglio federale è stato convocato, notizia di oggi, a tra tre giorni, il 18 luglio, quindi il 18 luglio ci sarà il nuovo presidente e contestualmente crediamo il nuovo allenatore. Sarà Antonio Conte? Io spero vivamente di no, perché Antonio Conte è la figura più antipatica e più spacca Italia che esatto. Ci possa essere, dopo che già Prandelli è stato molto molto un uomo di rottura. Non so, una figura come lui sicuramente è ottima per quanto riguarda lo spogliatoio, però non ci scordiamo che la nazionale non è la Juventus, non è una squadra di club, noi non siamo la Germania e quindi insomma ci sono tutta una serie di condizioni che vengono meno. Comunque torniamo al discorso che avevamo interrotto. Torniamo al mondiale. Messi. Mondiale, Messi alla finale. Purtroppo, secondo me, e beh, intanto salutiamo il presidente Giuntella che può anche aggiungersi. Se vuole. Non lo so, la sai la notizia? Conte si è dimesso. Vieni. Conte si è dimesso e sembrerebbe sia il nuovo allenatore della nazionale. Allora ti chiedo subito, che cosa ha chiesto Agnelli in cambio del prossimo campionato? Diamo il benvenuto a Tommaso Giuntella e gli facciamo del PD di Roma e gli facciamo subito questa domanda veramente infame, ovvero che ha fatto Max anche a me, ovvero per lasciare libero Conte alla federazione, che cosa avrà chiesto in cambio Agnelli? No, ma veramente io arrivo, non ho sentito la notizia. La notizia ce l'ha data Federico Sozio, l'abbiamo verificata su internet, sulle agenzie, la DN Kronos ci dice che Conte e la Juve si sono separati ufficialmente. E dicono anche che andrà in nazionale, ma questo il motivo, oltre a divergenze sul calciomercato, tipo la vendita di Vidal imminente al Manchester United, ci sarebbe anche un accordo con la federazione, che tra l'altro il Consiglio federale si riunirà il 18 e deciderà sulla presidenza e sulla guida tecnica. Ma io credo che al di là di tutto, al di là della simpatia, che è sicuramente una dote che manca a Antonio Conte, riconosco in lui la dote di grande preparatore e anche di grande motivatore, che forse però tra tutte è la dote che meno serve a un commissario tecnico, nel senso che un bravo commissario tecnico è un grande selezionatore. Mi ricordo che nel passato, negli anni, si è sempre detto che Capello sarebbe stato un buon commissario tecnico della nazionale, proprio perché Capello è sempre stato un selezionatore, uno che è andato bene dove aveva un buon budget, perché è in grado di riconoscere giocatori di talento, diciamo, già affermati, e quindi questo può essere utile per un commissario tecnico che non deve fare la spesa, che deve semplicemente telefonare alle persone. Questa notizia mi sconvolge, nel senso che io già mi aspettavo un'altra annata di Conte, anche se lì per lì, quando diede la notizia del suo rinnovo, al contrario, mi aveva stupito, perché effettivamente, arrivati a quel livello, avendo vinto così tanto e sempre nello stesso ambiente, mi sembrava strano che Conte volesse continuare su questo versante. Tra l'altro ricordiamo che Conte, proprio pochi giorni prima di rinnovare il contratto, alla fine di quest'ultimo campionato, come dicevi tu Tommaso, aveva lanciato dei messaggi chiari alla Juventus dicendo: sì, guardate, ma che con questa squadra al massimo possiamo vincere un altro campionato, io voglio vincere la Champions. Insomma, aveva presentato un po' il conto, quindi già insomma, confermo le tue parole, già era molto strano che avesse accettato comunque di prolungare ulteriormente il suo rapporto. Ora, quello che a cui bisogna pensare, insomma, per quanto riguarda anche gli equilibri del campionato, chi prenderà le redini della Juventus, e questo potrebbe far
un po' venir meno la, la forza, la compattezza del, della squadra bianconera. Questo sicuramente sì, nel senso che la Juventus rimane la squadra in questo momento più forte in Italia, con i giocatori di maggiore qualità, e che comunque nel caso in cui riuscisse davvero a vendere uno dei suoi pezzi da 90, comunque avrebbe a disposizione un portafoglio per poter fare una serie di acquisti importanti. Però sappiamo tutti, l'abbiamo visto nel nostro campionato, spesso quanto l'ingresso di un nuovo allenatore con un gruppo che preesiste a questo allenatore può causare effettivamente dei problemi alla squadra. Abbiamo visto il fallimento di Benitez con l'Inter, abbiamo visto il Milan che ha cambiato tanti allenatori, la stessa Roma che aveva giocatori di qualità ma che ha faticato prima di trovarne uno che li mettesse tutti in riga. Insomma, sarà dura per la Juventus a questo punto. Io ero tanto preoccupato dalla sua forza fino a oggi, quanto dopo la notizia che mi date penso che effettivamente possa essere un anno in cui la Juventus e la sua forza viene messa in discussione a questo punto. Tra l'altro, aggiornamento delle 20:14, tramite il canale YouTube della Juventus, Antonio Conte ha rilasciato praticamente una mini intervista ufficiale nel quale ha annunciato: ho deciso di risolvere il contratto con la Juventus, c'è stato un percorso in cui ho maturato delle percezioni che mi hanno portato a questa decisione. Vincere prima di tutto è difficile, comporta tanta fatica ed inevitabile che fin quando sei in una società così prestigiosa c'è l'obbligo della vittoria. Chi ha dimostrato di essere un vincente sopporta la fatica e le pressioni che ne conseguono. Alla domanda se l'imminente futuro si tingerà d'azzurro, l'azzurro della nazionale italiana, ha risposto ovviamente come prassi in questi casi, ovvero non dicendo nulla. Adesso penso al presente e alla decisione maturata. La successione, mi scuso, ho creato un po' di confusione. I nomi di Allegri e Mancini non sono legati a una contesa della panchina italiana con Conte, ma alla successione di Conte alla Juventus. Quindi, Tommaso, i due nomi che sono gli stessi che si giocano alla nazionale italiana sono gli stessi che potrebbero giocarsi nel corso, penso, della prossima settimana. Ma è la chiaro mattina, perché quelli liberi, diciamo, sono quelli. Sono pochi, ecco. Anche se c'è, io credo che io, se fossi nell'amministrazione bianconera, proverei a fare un tentativo su Spalletti. Nel senso che questa cosa mi farebbe soffrire molto da romanista, però credo che lui potrebbe essere uno in grado di mettere in fila una squadra anche da questo punto di vista. Altrimenti sì, Allegri credo che sia la scelta peggiore che la Juventus possa fare. Un gruppo come quello rischierebbe di ricreare la stessa situazione che Allegri si è trovato nell'ultimo anno al Milan, ovvero un gruppo che è già talmente solido che non è scontato che dia retta all'allenatore. E secondo me a questo punto la partita della nazionale è secondaria, almeno nelle priorità di Conte, proprio per quello che dice, per le parole che mi hai letto tu. Credo che Conte abbia voglia di provare a giocarsi la Champions, e probabilmente questo lo vedremo nelle prossime ore. Magari lui ha anche in mano l'offerta di un club importante che si vuole giocare la Champions. Questo è da vedere, insomma. Non conoscendo, per quello che so di Conte, insomma, non me lo vedo così entusiasta di lanciarsi nell'operazione della nazionale in vista degli europei. È uno che secondo me vorrebbe provare a giocarsi qualcosa subito. Mentre però, ecco, mi viene difficile pensare a un club, adesso non so se tu hai in mente qualche club che adesso a metà luglio possa aver